Io Pioli, il giorno che verrai esonerato, che tanto hai 60 anni, prima o poi succederà, perché deve succedere, io faccio una di quelle feste. Porca puttana, invito tutti i tifosi del Milan del mondo, perché veramente non ti sopporto più. Ma che fai, ti lamenti di una vittoria? Sì, certo che mi lamento di una vittoria, certo che mi lamento. È come se mi lamento. A me le vittorie per 1-0, tolti derby, partite con squadre di un certo spessore tipo Juventus, Napoli, Lazio, Roma, non mi sono mai andate giù. Perché se tu vinci 1-0 vuol dire che hai il culo molle. Vuol dire che hai il culo molle. O che tu peggio ancora mandi i tuoi giocatori in campo col culo molle. Perché questo è. Il Milan sembra promettere bene, dopo 8 minuti sblocca il risultato. Ah, ovviamente, ci tengo a dire, il Milan ha segnato due gol nelle ultime tre partite. Inter, Verona e Newcastle non ha segnato. Praticamente con Inter e Verona il Milan ha fatto due gol uguali. Leao che prende palla. Va davanti il portiere, tira come deve tirare e fa gol. Considerato che l'occasione più nitida contro il Newcastle è stata praticamente del terzo gol uguale a quegli altri due, io forse un pochino mi preoccuperei, no? Un pochino, un pochino. Perché se a voi piace vincere così, bella per voi. Io non sono d'accordo. Io non posso essere d'accordo. Se a voi piace vincere così, problemi vostri. A me non piace. Perché il Milan nel finale ha fatto due sgroppate, una con Musa e una con chi cazzo era, Pulisic forse? Non ricordo, dove forse si meritava il gol del 2-0. Ma del resto è in mortorio. L'anno scorso tu hai voluto per forza sperimentare questa difesa a 3, che poi il problema non è la difesa a 3, il problema sono quelli davanti. Perché o fai 3-4-3 o fai 3-4-2-1 o fai 3-5-2. Comunque, gli interpreti davanti ti cambiano. E qual è stato il bellissimo risultato della difesa 3 dell'anno scorso? Che non ha mai vinto più di 1-0, se non ricordo male. L'unica partita dove ha fatto più di un gol con la difesa 3 è stata contro l'Atalanta. Perché io mi ricordo le partite dell'anno scorso. La difesa 3 l'anno scorso, questa mega rivoluzione del secolo, ti ha portato a perdere con l'Udinese, con la Fiorentina, a pareggiare con l'Empoli, a pareggiare con la Salernitana, perché questa è stata la bellissima difesa 3 dell'anno scorso. Vogliamo replicare la cazzata anche col Cagliari? Prego, poi mercoledì sera facciamo i conti. Facciamo i conti. Florenzi a sinistra, Musa esterna, che cazzo? Cioè, mi stanno sanguinando gli occhi, come quando ti ho messo Messias centrocampista centrale. Mi stanno sanguinando gli occhi, ragazzi, a vedere queste cose. È andata bene perché il Verona è il Verona, e nonostante sia il Verona, è andato due volte vicino al gol. Una Sportiello ha fatto forse la parata della vita, perché non credo che Sportiello abbia mai fatto in vita sua una parata così. Se no, oggi era anche 1-1. Perché a livello di occasioni, tolte due in finale, fino al tiro di Musa, eravamo praticamente pari, una nel primo e una nel secondo tempo. Perché questo è stato. Oggi il pareggio non l'avrebbe tolto nessuno al Verona. Nessuno. E tornando al discorso primordiale all'inizio che ho fatto, cioè, ma vi rendete conto che nell'era Berlusconi, nell'era Silvio Berlusconi, se un allenatore si permetteva in un anno di fare due partite dove incassi 5 gol, spariva. Cioè non è che veniva esonerato, spariva dalla circolazione. Cioè veniva radiato dal mondo del calcio un allenatore che nell'arco di un anno solare perdeva due partite con 5 gol. E invece no. Noi continuiamo a essere vittime di Pioli, continuiamo a essere vittime di Pioli perché
vedendo gente come Krunic e Pobega che vestono la maglia del Milan. L'anno scorso erano sei Makers e Messias, almeno quest'anno ce ne ha due in meno. Continuiamo a essere vittima di tutte queste porcate qui, di tutte queste porcate di Pioli. Adli che passa ogni partita a scaldarsi. A più minuti Adli nel riscaldamento che le ha il Krunic messi insieme in campo. E questo è. E ovviamente senza lasciare il capitolo infortuni, perché il capitolo infortuni contro il Newcastle, Mignan e Loftus-Cheek per fortuna aveva campi. Poi da martedì a sabato ce l'hai fatta perdere Hernandez e Calabria, forse il secondo è anche un bene, e poi oggi hai perso Krunic e Musa. Vedrete che qualcosa viene fuori. Se questo, ripeto, per voi è un allenatore da Milan, o lo difendete per lo scudetto perché avete prosciutto sugli occhi, o c'è veramente qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Perché possono capitare le partite storte, ma questa partita per me non è segnale di rinascita dopo il derby, dopo l'umiliazione che sebbe per colpa di Pioli abbiamo dovuto subire. Perché se l'1-0 tirato col Verona è una rinascita, io non oso immaginare quando sabato prossimo giochiamo con la Lazio. Io non lo voglio immaginare cosa cazzo può succedere con la Lazio. Il Borussia Dortmund, il Paris Saint-Germain, lasciamo stare ragazzi, lasciamo perdere. Ma non è roba per noi questa. 1-0 col... Cos'è 1-0 col... È rinascita 1-0 col Verona? Obiettivamente no, non lo è. Non lo è. Mi sono anche rotto il cazzo di ripetere sempre le stesse cose. Ma finché Pioli sarà sulla panchina del Milan continueremo a ripetere sempre le solite cose. E finché soprattutto voi continuerete a difenderlo. Ho detto quello che avevo da dire, non ho da dire altro. Da dire tutto, ci sarà la live reaction domani mattina. Saluto. Iscrivetevi ovviamente al canale YouTube. Seguitemi su Instagram, su TikTok e su Twitch, che oggi abbiamo fatto 2 ore e mezzo di live perché tutto il problema metto, eccetera, eccetera. E ci vediamo alla prossima. Da Adri è tutto.